Anno nuovo ma gara vecchia, recupero della 16ª giornata di andata fra Cupello e Giulianova, premesse di grande tensione che verranno assolutamente rispettate. È il film della partita grazie alle riprese di Mario Giacchetta. Partono al minuto 14 quando c'è un'invenzione di Di Paolo che converge per Sissé che viene fermato dall'uscita opportuna di Di Giacomo. Replica del Cupello al 17esimo con Tafili dopo una rimessa lunga, controlla di petto e destro che si impenna e poi il tiro al volo di Marcagliotti che impegna Boccanera. Alla mezz'ora l'episodio che decide la gara. Calcio franco giallorosso, Francesco Di Paolo pennella sotto la traversa un gran tiro sul quale Di Giacomo nulla può. Al 34esimo, a dire il vero, il Giulianova potrebbe raddoppiare dagli sviluppi di un corner, pallone sui piedi di Federico Di Paolo, traversa piena e Di Giacomo battuto. Finale di tempo convulso, al 47esimo eccessive proteste di Panfilo Carlucci dopo un fallo di Cerasi e rosso che viene comminato dal direttore di gara. Poi sul filo del 48esimo Marcagliotti, contratto da Maffione ed anticipato, va giù. In ogni caso Bassoli lascia correre nonostante le vivaci proteste dei locali. Si va al riposo e ripresa che si apre con una occasionissima per i padroni di casa dopo una manciata di secondi. Percussione di Napolitano, ma prima Boccanera e poi le noci risultano assolutamente provvidenziali per il Giulianova. Al 13esimo Boccanera cicca con i piedi fuori area per anticipare Marcagliotti, ma Barbarossa è salvifico e Cupello ancora pericoloso. Doppio Conti al 17esimo e 19esimo, prima con il tacco in area tra le mani di Boccanera e dopo l'illusione ottica del gol in anticipo sul primo palo con palla direttamente fuori. Il forcing dei locali è feroce. Cambi su entrambi i fronti, angolo al 32esimo per il Cupello, Felice solo, stacca benissimo ma impatta con poca fortuna. Al 45esimo il Giulianova respira ma potrebbe definitivamente togliere il fiato al Cupello se Federico Di Paolo non avesse calciato fuori davanti la porta. Ormai si è al termine, calano le forze, solo 4 di recupero nei quali non succederà più nulla e così alla fine al Giulianova i 3 punti alla Virtus, l'onore delle armi e l'applauso dello stadio. Sì, condivisa, ci tengo a dire che non è la mia presenza perché la squadra veniva da 3 vittorie, poi ci dobbiamo abituare, come ha detto prima il collega, ci dobbiamo abituare a questi climi, a queste partite, a questa tensione, dobbiamo crescere pure in questo. No, Pescara ha fatto scuola in questo, no? Sì, tantissimo, mi confermo che ha fatto scuola, io prima della partita ho ricordato Pescara, la ricorderò spesso perché nelle sconfitte di questo genere qua con questa determinazione loro, noi dobbiamo imparare tanto perché non possiamo sempre giocare di fioretto oppure pensare di fare la partita 90 minuti, non è così, oggi è stata la conferma di tutto questo, però oggi questa voglia di vincere ha fatto la differenza dei ragazzi perché noi ci siamo allenati pure con le doppie sedute pensando a quello che abbiamo sbagliato a Pescara a livello di approccio, a livello di determinazione, questo purtroppo in questa categoria spesso fa la differenza. E anche 5 assenti titolari, diciamo, non si possono concedere, no? No, su questo noi, cioè, non vorrei più di tanto ribadire questa cosa, però visto che me l'hai detto, sui 5 titolari non è facile, di queste, per quello che ci hanno dato in questo girone d'andata è veramente difficile, su questo argomento qua veramente non lo volevo toccare, però visto che l'hai detto non è facile. E domenica con il San Buceto si gioca e non sarà facile? No, è un'altra compagine bellissima che poi con un allenatore, da quello che ho sentito e ho conosciuto di recente, fa giocare tutte le squadre che ha allenato, quindi è uno preparato, è uno bravo, ha dei giocatori di qualità. Però noi siamo dentro mentalmente e quello che oggi si è visto e quello che mi interessava di più è ritrovare la squadra serena ma determinata. Positivo esordio di Barbarossa?
Sì, poi questa è un'altra cosa che va ad aggiungere, perché Di Paolo magari conosce la categoria, Francesco parlo, e quindi ha fatto un bellissimo gol, sta facendo gol. Barbarossa l'abbiamo preso dalla Serie D, non conosceva tanto l'ambiente, in 15 giorni perché si è inserito benissimo, sì, che non ha una casa che semplice. Non è il suo ruolo. Sì. Quindi sono contento di questo ragazzo, di quello che sta facendo la società per cercare di migliorare questa rosa. Grazie mister, bentornato. Grazie. Buon lavoro. Allora mister, una partita assolutamente gagliarda quella della sua squadra, ha fatto la partita nel primo tempo, nella seconda avete buttato davvero l'anima oltre l'ostacolo e però non avete trovato il gol. Sì, non abbiamo trovato il gol, un peccato perché specialmente nel secondo tempo due volte, una addirittura sulla linea, un loro giocatore, però questa era la partita che dovevamo fare. Pressing alto nella loro metà campo, alla fine se andiamo a vedere penso 80 minuti l'abbiamo fatti nella loro metà campo, se non 90. Però non è bastato, quindi porto a casa solo la prestazione, però quello che conta sono i risultati. Se però continuiamo con questo ritmo e questa intensità possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Però non ci dimentichiamo che contro c'era il Giulianova, secondo in classifica, e le grosse squadre alla minima ti fanno gol, e questa è stata la partita di oggi. Avete dato tutto, si è visto negli ultimi 5 minuti, 10 minuti che forse avevate perso la lucidità, però anche chi è entrato in campo a rilevare ha giocato bene, questo è un grande segno. Sì, sì, i ragazzi seguono durante la settimana e per un allenatore la cosa più bella è vedere che chi entra sa cosa fare ed è una bella cosa, quindi un plauso va a loro. Alla fine diciamo che gli ultimi 5-6 minuti più per l'inerzia con i centrali che sono andati a fare punte, ma non è il nostro gioco a buttare la palla in quel modo, però alla fine per la forza della disperazione l'abbiamo fatta, ma non abbiamo portato nulla a casa. Complimenti al Giulianova che comunque sta lì a 3 punti dalla vetta. Grazie mister, in bocca al lupo.